mister, buonasera. A lei. Come giudica questo pareggio? Ritiene un risultato giusto oppure? Beh, alla fine mi sembra il risultato giusto, per lo sforzo che hanno profuso le due squadre. È stata una gara interpretata in maniera diversa dalle due squadre. Noi abbiamo cercato di fare la gara da sempre. E secondo quello che avevamo in testa. E però la stessa cosa hanno fatto i nostri avversari, avendo un comportamento diverso dal nostro. Però poi alla fine quello che conta sono le situazioni che tu riesci a produrre e quelle che non abbiamo realizzato nessuna delle due squadre. Però è stata una partita combattuta, anche sotto l'aspetto fisico. Temevo molto questa gara sotto l'aspetto dell'impatto fisico. Parlo della mia squadra, mi ha soddisfatto perché ha cominciato ad avere una fisionomia, ad affidarsi al possesso nella ricerca di controllare la gara. Purtroppo siamo ancora un po' sporchi in questa ricerca e questo consente a una squadra che è maestra nel andare in contropiede, consente di esprimere il meglio che ha. E di fatto nel primo tempo abbiamo preso diverse situazioni che poi abbiamo rimediato, però le abbiamo prese tutte quante dando il via con dei nostri errori di fraseggio. Ma lo sappiamo che è un margine migliorabile questo. E quello che mi interessava oggi era, beh, intanto anche il risultato. E poi mi interessava di vedere quanto la squadra avesse voglia di imporsi e di cercare di fare la gara. Mi ha soddisfatto in pieno. Prego. La gara la si immaginava così come poi è andata? Sì, credo che i nostri avversari la propria fisionomia ormai l'abbiano definita, no? Sia come sistema che come interpretazione. È una squadra che a me piace perché ha forza fisica, corsa, ha le idee chiare e quando una squadra esprime questo non può che essere giudicata positivamente. Sono state tante proteste, no? Sull'episodio del magari mancato secondo giallo a Koulibaly, poi lei l'ha subito tolto. Era Lei stanco. come giudica l'episodio? Grazie. È inutile che io commenti l'episodio. Gli episodi ne potrei commentare primo tempo altri 6 o 7, sui quali non ero d'accordo, ma sono di parte e quindi probabilmente Pierpaolo darà un giudizio. Se io dovessi dare un giudizio, darebbe un giudizio opposto su tante situazioni e quindi ci asteniamo da giudicare l'arbitro.